Allora ragazzi, il Milan ha il suo nuovo trequartista, che si tratta di Junior Messias, detto Messi, scherzo, hanno comprato Messi ragazzi, scherzo, Messias, però vabbè ragazzi, se ci fate caso, Messias, se togli la S, hanno comprato Messi, detto questo, e a parte gli scherzi, e Junior Messi, e l'hanno comprato dal Crotone, ovviamente è prestito con diritto di riscatto, che più o meno in circa 5-6 milioni di euro per il diritto di riscatto e per comprarlo dal Crotone. Sinceramente ha 30 anni, brasiliano, e sinceramente l'anno scorso con Crotone ha fatto 9 gol, comunque è un ragazzo secondo me forte. Sì, è vero che c'ha 30 anni già, è vero che è stato comunque squadre minori, poi è stato in campionato fuori e tutto quanto, però secondo me ha delle grandissimi margini di miglioramento nonostante l'età. Secondo me è un ragazzo che può fare il nuovo trequartista, perché il Milan cercava un trequartista, può fare bene al Milan. Sento tante proteste da parte dei tifosi del Milan, perché pretendevano e volevano, con i soldi della Champions ovviamente, che quest'anno il Milan sta in Champions dopo tanti anni, pretendevano con quei soldi lì un trequartista migliore, più famoso, più conosciuto, più forte, diciamo che è tutto quanto. Per carità di Dio, può essere anche giusto la considerazione, però pensate che non è che il Milan, perché è andato in Champions, comunque tanti problemi ce li ha alle spalle il Milan. Comunque sta facendo un buon mercato, ha fatto un buon mercato, oggi è l'ultimo giorno di mercato, ha fatto un gran mercato. Sì, forse poteva prendere qualcuno un po' più affermato e tutto quanto, però ragazzi, secondo me è un gran colpo, perché secondo me è forte, è una cosa che può far bene. Stavano trattando anche Onas del Napoli, non è andata a un buon render, perché il Napoli non voleva il prestito, ma lo voleva proprio vendere in circa verso 25 milioni, 30 più o meno, lo voleva proprio vendere il Napoli. Invece il Milan lo voleva in prestito con diritto di riscatto e tutto quanto, quindi non se ne è fatta più, ringraziando il cielo, perché Napoli secondo me faceva una di quelle cose orribili a dare Onas al Milan. Uno, perché dai un giocatore tuo è forte, perché per me Onas è forte, per quanto non è che sia Maradona, però è forte, e lo dai a una tua concorrente, perché comunque è la tua rivale, il Milan in Serie A, casomai vendilo all'estero. E due, perché Onas serve, secondo me non andava mandato in prestito neanche prima, perché Onas secondo me merita di andare nel Napoli, nella prima squadra, e non un'altra volta in prestito, quando ha dimostrato anche contro il Genoa, di dimostrare che deve giocare o titolare, ma almeno essere la riserva di chi poi entra, anche se mettere sempre titolare, perché Onas c'ha dribbling, corsa, anche la porta la vede, perché comunque le poche volte che l'ho visto vede anche la porta. Quindi secondo me Onas assolutamente basta prestiti, sempre in giro, basta, e non venderlo, soprattutto un grande errore. E poi al Napoli serve, perché poi a gennaio per un mese la Coppa d'Africa andrà via Osimhen, e Petagna ancora non si sa se rimane o va alla Sampdoria. Abbiamo bisogno di sempre più attaccanti davanti, quindi sarebbe stato un grandissimo errore che Napoli l'avesse venduto in generale. Poi figuriamoci al Milan, che era concorrente, quindi grazie a Dio è andata male la trattativa, e quindi si sono buttati su Messias del Crotone. Per me è un giocatore forte, per me farà benissimo, è bravissimo con il dribbling, è bravissimo in generale, io l'ho visto un paio di volte con Crotone, a me piace. Sì, è ovvio che i milanisti, ovviamente, i tifosi del Milan, che saluto, tanti anche amici tifosi del Milan, si aspettavano forse con i soldi della Champions qualche trequartista molto più forte, più conosciuto, però comunque devi pensare che anche il Milan ha fatto un buon mercato, un ottimo mercato direi, e in generale ci sta, che non è che può permettersi proprio, la gente anche comunque deve pensare che il Milan, per quanto tutto quanto i soldi della Champions, ma anche aveva e ha tanti problemi anche alle spalle, quindi Maldini e tutto quanto, sta facendo quello che può. Comunque meglio Messias che Onas, perché più che altro a Napoli serve Onas assolutamente. E vabbè, detto questo, ci vediamo al prossimo video. A Napoli non credo che arriverà questo terzino sinistro che stiamo aspettando 10 anni. Aprivo lo spumante, avevo detto, ma non arriverà, oggi è l'ultimo giorno di mercato. Chi lo sa come è arrivato il centrocampista, ma lì secondo me abbiamo avuto una botta di culo, che è arrivato Anguissa, detto Anguilla, al Napoli, già abbiamo avuto una botta di culo, che almeno è carino, almeno ci rifacciamo gli occhi, male che vada, sia scarso, ma non penso che sia scarso, mi sembra bravino, che dice la mano di buona. Ci vediamo al prossimo video, forza Napoli sempre ragazzi.